Allora, la poesia chiama, il Benin risponde, quindi ancora una volta una manifestazione che parla di solidarietà, che parla del Benin e che la vede protagonista in primo luogo, in primo livello. Sì, oggi sono onorato di presenziare ad un evento così importante, un evento di grande respiro culturale. La poesia chiama, il Benin risponde. Io credo che avendo la poesia svolge un ruolo molto importante, la cultura veramente svolge un ruolo importante e in queste occasioni appunto la cultura può creare sentimenti di pace e di fratellanza. La poesia svolge quindi è un'introspezione interna e quindi chiaramente questa introspezione interna poi porta fuori quelli che sono i migliori sentimenti, quelli migliori sentimenti verso la solidarietà, verso diciamo, l'aiuto del prossimo, dare la voce a chi non ce l'ha, occuparsi degli ultimi. Io credo che in un momento così delicato che si sta vivendo con l'immigrazione, ahimè, credo che queste iniziative hanno una funzione molto importante, la testimonianza di come questi eventi servono ad avvicinare sempre di più e dar voce a chi non ce l'ha, quindi ai più deboli. Quando mi riferisco ai più deboli non mi riferisco soltanto al Benin ma a tutti a quei paesi che si trovano in questa situazione, in queste situazioni disagiate. Quindi io concludo dicendo non arrendiamoci, facciamo del bene, creiamo dei ponti perché sono convinto che l'amore genera altro amore e quindi questo servirà a restituire o a dare più dignità a queste popolazioni.